Ben ritrovati. Allora, intanto sono uscite le importazioni canadesi, percentuale del dollaro canadese, 39 miliardi di dollari canadesi, a fronte di 41 erano le attese, quindi leggermente in discesa la bilancia commerciale e importazioni in Canada, e quindi è migliorata sicuramente la bilancia commerciale. L'indice di fiducia dei consumatori messicani, 93, atteso alle 15, quindi a brevissimo, tra 10 minuti, il prossimo dato ecco macroeconomico in agenda, e poi l'indice dei direttori di acquisto di Singapore, il PMI di Singapore, e poi l'ISMA, l'indice dei direttori sempre di acquisto del settore dei servizi negli Stati Uniti, attese a Chicago. Questo è un dato molto molto importante. Carlo, dicevamo del peso messicano, credo che sia una delle valute che da ultimo avete lanciato, esatto? Esatto, è corretto, si parla di peso messicano, ma non soltanto del peso messicano, perché come ben sai abbiamo introdotto anche la valuta ungherese, così come nuovi indici, nuovi prodotti dal platino al palladio. Cerchiamo di diversificare, l'offerta sia su commodities che su valute che ci vengono richieste maggiormente. Ovviamente lo spread per quanto riguarda il peso messicano non sarà quello dell'euro dollaro, tuttavia quindi magari non è la valuta più adatta per andarci a far scalping, però se uno va a ipotizzare un'operazione di medio lungo periodo, in questo caso può essere estremamente interessante. Va bene, allora intanto a proposito di valute, chi è più bravo si faccia avanti, esatto? Esatto, parte a settembre con lo scontro del 2013. Come giustamente hai detto, siamo arrivati all'edizione numero 4 e quindi... Quarta edizione addirittura. E addirittura la quarta, sì, il premio è cambiato, non è più la Mini per chi vincerà l'edizione reale, ma bensì una Mercedes classe A, quindi così come altri 30 anche i premi stanno crescendo e 9 settimane di gara, premi settimanali per tutti i dealer che vi partecipano, per tutti i dealer che arrivano nelle prime 3 posizioni, sia per il denaro reale che virtuale, mentre... ci sarà la prenotazione finale con la cerimonia, quindi avremo un calendario di iniziative veramente ricco per l'autunno, oltre al proseguo del tour. Per quanto riguarda il first contest, si può partecipare sia con denaro reale che virtuale. L'anno scorso era un'iniziativa che ha coinvolto, il first contest ha coinvolto circa 1000 trader tra denaro reale e denaro virtuale. Vedremo quanti saranno quest'anno i trader italiani che intenderanno sfidare i loro colleghi sul mercato delle valute. Ecco, Carlo, che performance si voleva per vincere gli anni passati? Qual è la performance in modo che qualcuno si può regolare anche, se ha portato... Sì, l'anno scorso si è vinto il first contest reale con il 100%, quindi moltiplicando di 3 volte il proprio capitale nel giro di poco più di 2 mesi, però va detto che ci sono premi settimanali anche per chi magari fa percentuali soltanto su quella settimana. E gli anni prima la percentuale era stata più bassa, credo intorno al 200%. Ovviamente è uno stile di trading differente, perché non si va a investire tutto il capitale, sono pochi i trader che scelgono di partecipare al first contest con 20, 30, 50 mila, in parecchi scelgono capitali tra i 2.000 e i 10.000, diciamo che la maggioranza possiamo ponderarla intorno ai 4-5 mila euro, e questa appunto... si va a investire soltanto una parte, quindi il capitale, quindi si possono avere strategie anche più rischiose. Sappiamo un mito che è quello di performance tutte negative, questo non è vero, su 100 persone, 100 trader che hanno partecipato al first contest reale l'anno scorso, nel 20 hanno avuto performance così positive. Cioè sono stati una decina prossimi allo zero e poco più di metà, se ricordo bene, che hanno andato in negativo, però... erano stati in parecchi, a parte il caso massimo di Martinelli che ha vinto con 300%, in parecchi poi avevano ottenuto performance positive. Ecco, abbiamo detto dal 23 di settembre, si può operare su che cosa? Si può operare sia con la meta 3 del 4 che con la meta 3 del 5. Su quali strumenti finanziari? Su tutto quanto riguarda il Forex, quindi si chiama Forex Contest appunto perché è una sfida per quanto riguarda il mercato valutario. Quindi palladio, platino in terrine, eccetera? No, assolutamente no. Palladio e platino no di sicuro, appunto perché non rientrano nella categoria del Forex. Non so se è incluso anche il gold o no, non so se è incluso il gold o no che offriamo spot, però per quanto riguarda le valute sono tutte incluse, quindi
si può operare dall'euro-dollaro piuttosto che sfruttare i cali dello yen o andare a operare sulla lira turca per sfruttare le incertezze che ci sono a Istanbul in questo periodo. Quindi sono molteplici le occasioni per i trader che vorranno cimentarsi in questa sfida. La leva quant'è, Carlo? La leva sul conto reale può essere scelta dagli operatori, quindi saranno loro stessi, saranno i trader stessi a definire la leva che vorranno utilizzare, così come l'ammontare, minimo 2.000 euro, perché non si poteva ovviamente far chiedere con capitali più bassi su una competizione reale. Mentre il forex contract demo, se ben ricordo, la leva è 1 a 100 fissa, però tutte le indicazioni sono disponibili sul sito forex-contest.it o sulla page di ATTrades. Ecco, commissioni di negoziazione chiaramente non ce ne saranno, immagino. Sarà sul mercato del forex, come ben sai, non sono presenti commissioni, soltanto lo spread che viene offerto sui cambi, quindi per quanto riguarda l'euro-dollaro sarà 0,8 o 1,3 in base alla piattaforma che si utilizza. E questi sono i classici spread, le condizioni uguali per tutti, questa volta veramente dal grande nome, perché poi ci sono spesso anche alcuni dei nostri relatori che vi partecipano, quindi grandi nomi che si iscrivono per dimostrare la loro abilità, piuttosto che al trader sconosciuto o che lo fa di secondo lavoro, che poi va a ottenere performance anche di estremo valore. Grazie Carlo, se hai un webinar anche da segnalare? Senz'altro, se quest'oggi abbiamo un'eccezione al mercoledì, altrimenti i webinar di giovedì a T6 sono tutti giovedì dalle ore 18 alle 19. Un'ultima nota, ti segnalo che a breve avremo per gli ascoltatori di Class anche un webinar due webinar con Gianluca De Fendi del team di Milano Finanze, quindi una giovedì che si fa estremamente piacere offrire ai nostri trainer. Grazie a te, grazie Carlo. Grazie a tutti. Grazie a Luciano, anche ho salutato prima, con lui siamo congelati prima, io lascio in compagnia della programmazione di Class CNBC.